Bentrovati, oggi è il giorno della memoria e di solito Minerbio è abituato a celebrare questo giorno insieme alle scuole. Tutti gli anni le nostre scuole hanno rappresentato la loro visione di quelle che sono la loro visione di quella che hanno trovato negli scritti, che hanno trovato nei libri, quindi un'interpretazione di anno in anno diversa di un libro. Quest'anno ci manca molto il fatto di non poterlo celebrare nel teatro e insieme ai ragazzi, quindi abbiamo scelto un libro che in qualche modo ci potesse riportare, che ci potesse, riportare all'infanzia. E il libro è Cigni di guerra. Io me lo sono immaginato interpretato dagli studenti di Minerbio e li ho visti sfilare sul palco interpretando i personaggi che sono descritti attraverso le testimonianze raccolte tra quelli che erano bambini nati tra il 1926 e il 39. 1939, se non sbaglio. Presenteremo questo libro con dei testimoni di eccezione, uno in particolare che è un protagonista di questo libro, ma soprattutto con chi l'ha scritto, che è qui con noi e quindi ci racconterà come è nata l'idea e da dove ha preso veramente questa illuminazione di raccontare la guerra e quel periodo storico così, così duro, però attraverso i ricordi dei bambini, che non sono sempre ricordi duri, ricordi cruenti, ma ce ne sono alcuni che ci faranno anche sorridere, come è giusto che un bambino veda la realtà. E con l'editore di questo libro, Roberto Mugavero, che è un amico di Minervio, e tutti conoscete, è il fondatore della casa editrice Minerva, e a lui è dedicato una sezione della nostra biblioteca, è nato Minervio ed è l'editore la casa editrice di questo libro. Il giorno della memoria non è soltanto una ricorrenza, il giorno della memoria è un invito alla responsabilità, alla vigilanza di chi ha preso il testimone di quelle persone che sono stati protagonisti e che sono stati vittime di quel momento e dell'Olocausto. Chi prende questo testimone, chi prenderà questo testimone, che siano istituzioni, che siano le scuole, che siano associazioni, hanno il dovere di avere innanzitutto una conoscenza storica di quanto è avvenuto, senza tralasciare quella parte emozionale che ce la fa diventare appunto memoria, perché è solo attraverso la memoria che si può scongiurare il ritorno di questa piaga. L'Olocausto e quegli anni di persecuzioni che non sono state soltanto nei confronti degli ebrei, ma nei confronti di chi era diverso, quindi nei confronti di chi era un dissidente politico, nei confronti di chi era portatore di un handicap, dei rom, degli omosessuali, erano persecuzioni nei confronti di diversi, nei confronti di una razza eletta. Quindi, c'è la necessità di non essere indifferenti a ciò che succede giornalmente nel non comprendere quanto invece siano importanti le differenze tra le persone. Questo è il testimone che noi dobbiamo prendere da chi ha vissuto veramente il dramma di quella persecuzione, avere una conoscenza storica, una capacità e una responsabilità sociale, istituzionale, di non perdere queste tracce che loro ci stanno ancora donando. Pian piano scompariranno le persone che ci possono raccontare con una testimonianza diretta, quindi sentiamo veramente questa come una giornata nella quale ci facciamo tutti carico di tramandare i loro ricordi e le loro esperienze, in alcuni casi anche positive, come vedrete stasera, perché non tutte le storie hanno una fine drammatica, c'è anche qualche storia a lieto fine e stasera ne racconteremo qualcuna. Io passerei la parola a Roberto Mugavero insomma, ha raccolto ciò che è stato gli scritti di questo libro e gli chiediamo perché ha scelto di pubblicare un libro che contenga i ricordi dei bambini, chiamati ovviamente, visto la provenienza delle storie, Cigni.
tutti, cioè, c'è molto familiare questa parola, perché tutti l'abbiamo usata e continuiamo ad usarla per definire i bambini. Innanzitutto grazie Roberta. Di solito quando un editore va in un comune ovviamente si rivolge alle istituzioni dicendo ringrazio il sindaco o la sindaco, dipende come uno vuole essere chiamato, e io mi sento di chiamare invece Roberta, perché molti lo sanno, insomma, c'è un legame talmente particolare e intimo con questo paese, che è stato anche il mio paese, è quello che mi ha visto nascere, e quindi io sono stato un cigno in questo paese. Perché questo libro? Innanzitutto do il benvenuto a tutti voi che siete collegati via web. Ci dispiace che abbiamo la mascherina, non potete vedere bene della nostra espressione, soprattutto in questo momento il mio sorriso, un sorriso sincero che nasce appunto dall'amore che ho verso questo paese e verso i milanesi. Perché nasce questo libro? Un editore spesso incontra delle storie, storie che sono chiuse dentro dei cassetti, storie che sono chiuse dentro delle scatole, e in questo caso erano veramente chiuse anche dentro delle scatole di cartone, perché un giorno è arrivato Giuseppe Sabini, che è un giudice, è un caro amico, e mi ha detto: guarda, io ho raccolto in molti mesi insieme a mio fratello delle storie di ex bambini, quindi i cigni che appunto erano bambini durante il periodo della linea gotica, quindi durante il secondo conflitto mondiale. Io subito ho detto che erano bellissime storie, perché mi sono ricordato quando ero bambino io che appunto i miei genitori, i miei nonni, la mia maestra, insomma sono legatissimo alla mia maestra di Minervio Franca Baldazzi, e c'erano questi ricordi, queste storie. E dare tangibilità a queste storie, metterle in un libro, rende tutto quanto ovviamente per sempre, perché un libro rende le storie veramente per sempre. Giuseppe mi ha passato il testo, io le ho lette e vi confesso, mi sono veramente emozionato, perché queste storie raccontano ciò che noi siamo e soprattutto, come ha detto giustamente il sindaco, dove vogliamo andare, soprattutto il non dimenticare quello che è stato, la crudeltà, l'efferatezza, le brutture di una guerra, ma all'interno delle cose brutte ci sono anche episodi belli, ci sono episodi divertenti. Stasera li sentirete anche dalla viva voce di qualcuno che c'era, ma non solo c'era qui proprio nella nostra Minervio. Io direi che al momento mi fermo qui, perché il vero protagonista sono due, Giuseppe, una è la mia sinistra, certo. E direi grazie. Che ti passo la parola, Giuseppe Savini e non so. Grazie Roberto, grazie Giuseppe Savini, aspettavo adesso fare questa presentazione, lo ringrazio davvero di aver accettato il nostro invito. Giuseppe insieme al fratello ha raccolto queste numerose testimonianze. Innanzitutto, in quanto tempo sono state raccolte? E allora, se siete andati voi direttamente a cercarle, come le avete trovate, come le avete selezionate tutte queste storie? Allora, intanto grazie a Minervio, grazie al sindaco, faccio anche io i miei ringraziamenti, e ringrazio anche il protagonista che seguirà dopo per aver accettato l'invito e accompagnarmi, che non è la prima volta accompagnarmi in questa serata. Allora, il libro è nato perché fondamentalmente io e mio fratello siamo figli di un grande raccontatore di storie e quindi automaticamente abbiamo sentito l'esigenza di mantenere queste storie, abbiamo cominciato a registrare racconti del nostro padre. Però questo ci ha preso la mano e via via abbiamo continuato con queste, alla ricerca di altre storie. Però fondamentalmente non è una storia solo mia e di mio fratello, perché poi quando è uscito il libro ci siamo resi conto realmente come tutta la nostra generazione, ma anche la generazione successiva, perché sono tutti figli o nipoti di cigni di guerra. E quindi noi abbiamo in realtà riportato quelle piccole storie che sono presenti in tutte le famiglie, quelle storie che sono state raccontate nei viaggi in macchina o quando si aveva la febbre o quando non si riusciva. E c'erano sempre queste narrazioni che cambiavano poi anche di volta in volta, potevano essere anche tristi o gloriose o tragiche, però erano quelle piccole storie presenti in tutte le famiglie. Abbiamo deciso di conservarle, non perderle perché
a raccontarcele sono stati gli ultimi testimoni di quello che è stata la vicenda più tragica del secolo scorso. Però sono anche gli ultimi testimoni, questo ci tengo sempre a specificarlo, non solo della guerra, ma sono gli ultimi testimoni di un mondo completamente cambiato. E quindi ci raccontavano anche di passeggiate per andare a scuola a piedi nudi d'inverno, di cappotti girati, rifatti, risvoltati, di parsimonia, di freddo. E quindi insomma era tutto un mondo che abbiamo voluto trasportare sulle pagine di un libro e in modo da mantenere. Devo dire che il libro è ben scritto, ci si ritrova facilmente in molti degli episodi, anche perché chi fa parte della mia generazione ha avuto padri e nonni che potevano raccontare questi episodi. Quindi anche confrontandomi con quello che sarà il nostro testimone, Sandro, al telefono, abbiamo anche riso un po' su una frase che tutti noi ci siamo sentiti ripetere sempre: noi che abbiamo fatto la guerra, voi che non avete fatto la guerra. Quindi insomma, è una di quelle frasi che le persone della mia generazione si sono sentiti ripetere molto spesso. Ma Roberto, secondo te quanti di quei racconti sono dovuti a memorie vere rispetto al periodo vissuto, oppure memorie e racconti che hanno un po' falsati da quello che è stato poi raccontato sulla guerra? Sono davvero sono racconti che in presa diretta, si può dire. Dislocati nel tempo di oggi, però sono racconti, ma la cosa bella è in presa diretta con gli occhi da bambino, e quindi i bambini hanno saputo congelare queste storie, ognuno in un modo diverso. E il bello di questo libro è che uno trova appunto una collezione di queste storie, da episodi belli, il soldato, la cioccolata, episodi veramente molto, molto duri, molto, molto tristi. Ma questo libro è un libro che deve fare pensare, interrogare, soprattutto fare in modo che cose come queste non capitino mai più. E negli episodi che dicevi anche tu, mi piace ricordare che quando ero proprio bambino qua, c'è sempre un detto che veniva dagli ex bambini, che io non ho mai avuto risposta, perché loro riuscivano a saltare i fossi alla lunga. E io non sono mai riuscito a saltare i fossi alla lunga, ma sempre alla traversa. Però i cigni di guerra saltavano i fossi alla lunga. Ecco, forse sta anche in questa cosa la qualità di questi bambini. È vero. Quindi Giuseppe, tu pensi che loro siano riusciti, persone che insomma adesso hanno 80 anni e passa, siano riusciti a dire con le parole da bambino, a fare i racconti, ritornando indietro nel tempo rivedendo proprio quel periodo? Allora, devo dire che la memoria è un qualcosa di abbastanza complicato, di come si svolge. Spesso la memoria congela degli avvenimenti e li lascia lì, depositati. È solo questione di farli ritornare fuori. Altre volte invece li continua a rielaborare, trasformandoli continuamente. Altre volte all'interno della memoria si creano dei buchi che istintivamente si riempiono con vicende di altri. Sì. Quindi è sempre strano, ma questo sostanzialmente non è un libro di storia. Questo è un libro di come la storia è entrata nella vita delle persone. E quindi a noi andavano bene anche tutte queste sbavature. Cioè, andava bene anche il fatto che forse poi quello era una cosa che gli era stata raccontata dalla mamma, ma lui non se l'era... Però era quello che lui adesso ci testimoniava. E quindi ci è piaciuto fin dall'inizio. Noi abbiamo... Entriamo in qualche storia particolare, così la raccontiamo. Qualche storia particolare ce ne sono tantissime. A me piacciono anche quelle storie, perché ci sono delle storie un poco complesse, anche un po' tragiche. Però ci sono anche quelle storie che noi abbiamo... Non riassunto, abbiamo tenuto solo la parte che ci interessava, perché devo dire che ognuna di queste interviste è durata anche delle ore, delle volte, e noi dall'intervista abbiamo tratto invece singoli episodi. E ci sono delle storie, non so, c'è la storia della gallina che rimane sotto un bombardamento e le viene il singhiozzo, e allora questa gallina che era tenuta per le uova così, a un certo punto deve essere mangiata perché aveva il singhiozzo. Oppure c'è la storia del tedesco che incontra
La cosa secondo me più interessante è come ci siano continuamente anche delle ripetizioni in queste storie. Cioè c'è sempre il tedesco buono, c'è sempre l'aereo che passa a bassa quota, il pilota che guarda negli occhi il bambino. C'è Pippo, che l'abbiamo sentito, ce lo ricordiamo tutti, Pippo che vola e si sta sotto il cuscino. Quindi ci sono continuamente delle ripetizioni, però ci sono anche delle storie completamente diverse. Ci sono dei bambini che vengono portati nei rifugi dalle dade e ci sono degli altri che invece sono figli di nessuno, che stanno sotto un albero a aspettare che finisca il bombardamento, pronti a correre nei posti dove hanno bombardato per cercare di trovare delle cose. Quindi c'è tutto, abbiamo cercato di mantenere uno spettro abbastanza largo, in modo che ci fossero testimonianze diverse. Sì. Guarda, Roberto, tu che sei, insomma, appresti il territorio, appresti la campagna, qui si vede abbastanza chiaramente la differenza della guerra vissuta in città rispetto alla guerra vissuta in campagna. Quindi appare chiaramente. Quindi che cosa, quali sono le... gli episodi della città sono molto diversi da quelli vissuti, diciamo, fuori, perché la città ti porta ad avere una sorta di protezione e un vissuto a volte anche più intenso. L'esempio di Pippo, Pippo passava più costantemente sopra Bologna e sappiamo bene i sconquassi che poi sono purtroppo derivati. Ma a proposito di campagna, noi abbiamo una testimonianza, certo, che direi che a questo punto tocca a te farlo entrare in scena. Benissimo. Allora, questa sera abbiamo con noi uno dei protagonisti di questo libro, che è Sandro. Sandro, posso dire anche il cognome? Sandro Bonassi, perché sul libro i cognomi sono sempre solo con la lettera maiuscola puntata, quindi sono tutti solo nomi. Sandro Bonassi è stato a Minervio dai suoi nonni per un anno intero e adesso ci racconterà quella che è stata la sua esperienza di sfollato, in pratica, e perché dalle città venivano appunto in campagna. E lui è venuto proprio a Minervio, dove ha passato un anno, e ci racconta che cosa è successo e come ha vissuto per lui questo periodo. Grazie Sandro. Lo vediamo. Io vedo solamente lei, c'è un sindaco e basta. Sì, ma la vedono tutti, Sandro. La vedono tutti. Allora, io sono nato nel 1936, in settembre. Quando è scoppiata la guerra, abitavo con i miei genitori a Port Castiglioni, perché mio papà e mamma lavoravano allo stabilimento militare, l'Arsenale, che faceva materiali per l'esercito. Ecco anche una ragione per cui mio padre non è andato in guerra. Ho fatto la prima elementare alle Pascoli, quindi praticamente sono andato a scuola nel 42 fino all'estate del 43. Non ci sono mai stati bombardamenti fino a quel periodo lì. C'erano solo degli allarmi, diciamo, di allenamento. Suonava l'allarme perché la gente si abituasse a correre nei rifugi e individuassero i rifugi, eccetera. Ma nell'estate del 43 cominciarono veramente a bombardare seriamente a Bologna. Allora i miei genitori decisero di portarmi giù a Minervio. Infatti una mattina in treno mia mamma mi accompagnò a Minervio dai nonni, che abitavano in piazza Cesare Battisti. Avevano una bella casa, bella grande, come mi ricordo che nella sala c'era una stufa di quelle di terracotta, le vecchie. Ovviamente oggi non so, oggi sono delle robe d'antiquariato, non esistono più. Quindi io sono stato lì praticamente dall'estate del 43 fino ai primi mesi del 45. Perché sono tornato a Bologna, perché Bologna era così impropriamente chiamata città aperta, cioè non bombardavano più la città. Io sono andato a scuola, la scuola su, che era quasi di fronte alla stazione del treno, scuola, insomma. Quindi ho fatto la scuola lì, nel 43, poi dopo, se non ricordo male, agli inizi del 44 la scuola è chiusa, cioè non siamo andati a scuola. Perché nella scuola c'era, mi pare, un ospedale militare dei tedeschi.
Sì, ricorda benissimo. I tedeschi avevano, credo, il comando nella villa Rusconi, non so se si chiama ancora Rusconi. Sì, sì, certo, certo. Erano, sì, sì, erano lì dentro. Dunque, io devo dire la verità. Lì a Minerbio, sì, la guerra si sentiva, perché mi ricordo che una notte, dunque, l'appartamento dove abitavano i miei nonni aveva delle finestre che guardavano giù verso la chiesa e delle finestre che guardavano in piazza. Io avevo una camera che dormiva, e dove dormivo io, che aveva le finestre che guardavano sulla piazza. Una notte mi sono svegliata che c'era una gran luce rossa che veniva da Bologna, che è stato il primo bombardamento notturno che avevamo fatto su Bologna. Avevamo malati in Bengala. Cioè, io e mio cugino, siccome c'era anche mio cugino con me, guardavamo questa luminaria gigantesca, e dopo poco si cominciarono a sentire naturalmente bombe, fracori e robe di questo genere. Cioè, noi bombardamenti a Bologna li sentivamo, perché in linea d'aria non è molto lontana Bologna da Minerbio. Quindi il problema era, mi ricordo, che c'era anche la mia mamma con me. Mio padre andava tutti i giorni a lavorare su in stabilimento. Quando c'era il treno andava in treno, se no andava in bicicletta, andava e tornava. Quando c'erano i bombardamenti era un'angoscia, perché allora non c'era il telefono che a dire sto bene, non mi è successo niente. Bisognava aspettare la sera che arrivassero giù in bicicletta quelli che andavano a Bologna e dicevano sì, c'è stato il bombardamento, hanno bombardato qui, hanno bombardato San Donato, hanno bombardato lo scalo, hanno bombardato la stazione, roba del genere. Mi ricordo che una volta, quello mi ricordo che non lo dissi nell'intervista, aspettavamo mio padre verso le 5, mezza, 6 più o meno, a quell'ora arrivava sempre un'estate, erano già passate diverse ore, non arrivava mai, era stato fermato, e lì c'è stato un altro mio quasi coetaneo che l'ha raccontato nel libro, era stato fermato a Lovoleto perché avevano fatto un attentato a dei tedeschi, allora c'era un posto di blocco, li avevano fermati tutti, li avevano messi dentro la chiesa, perché volevano fare delle rappresaglie. Poi non so se ne hanno presi qualcuno. Quando è arrivato a casa mio padre era leggermente sconvolto, era un po' spaventato. E mi ricordo anche che una mattina che eravamo lì in piazza a giocare, ci fu una ventata enorme, una ventata spaventosa, proprio un polverone. Dopo un secondo una botta gigantesca era saltata per aria la polveriera di Marano. Ci fu un po' terribile, che poi bello che l'effetto, un'altra volta è scoppiata ancora, ma è roba di una quindicina di anni fa, che è un gran botto, dico, mi ricordo ancora quella roba, dice con mia moglie, per me qui è scoppiata la polveriera, e infatti era scoppiata la polveriera. Mi ricordo ancora che era una mattina di domenica, e d'estate, quando c'era il sole, che vedevamo le squadriglie dei bombardieri che passavano sopra, erano belli perché erano luccicanti e roba del genere, e si diceva vanno a Ponte Longosturno a Ferrara a bombardare. E una volta un aereo, non so se era stato colpito dalla contraria, roba del genere, si vedevano i paracadutisti che venivano giù. Lì c'era la casa del fascio nella piazza, che poi diventò la casa del popolo, e adesso non so che casa è diventata. Adesso è teatro. Bene. Poi c'era la casa del fascio, c'erano le brigate nere dentro, e si avviarono con delle macchine, con delle motociclette, perché evidentemente dei paracadutisti erano caduti nei paraggi, infatti ne beccarono uno. Alla mia età, insomma, ero piccolino, dunque avevo 8 anni. A me sembrava che fosse un carnera, sto qua, enorme, o però vestito, che era una meraviglia, con un giaccone, degli stivali, tutto. Naturalmente ci fu qualcuno dei nostri nanerotoli che fece un bacio e gli diede anche uno schiaffo. Lui era prigioniero di guerra, ma se fosse stato libero, non so, penso che con un cricco l'avrebbe ribaltato. E gli tirarono fuori dalle tasche sigarette, roba di questo genere, cose mai viste. Per noi però queste cose qui, siccome le vedevano i giornalini, vederle dal vero era una cosa spettacolare. Eh? Cioè, noi vedevamo solo dei giornalini, gli aerei o i combattimenti aerei,
che una volta ci fu sopra Minervio un combattimento fra degli aerei e c'erano la caccia Bulgarelli. Se andate a vedere una volta, c'era la Bulgarelli nei quaderni di scuola, quelli con la copertina nera, nell'ultima pagina c'era un francobollo. Sì. Quello lì serviva, dicevano, serviva per raccogliere fondi per la caccia Bulgarelli, per la squadriglia Bulgarelli, che doveva essere, non so, sì, probabilmente una squadriglia aerea o roba di questo genere, insomma. Nella Casa del Popolo c'era scritto credere, obbedire, combattere, in grande. Se andate a vedere delle fotografie o delle cartoline dell'epoca, lo trovate ancora. E una volta, quando c'era quel combattimento lì, con la mia nonna e una mia zia, che poveretta adesso è morta, eravamo lì nel prato della villa Isolani. Sì, alla Rocca Isolani, certo. Alla Rocca Isolani. Mia nonna che pregava, per sentire questi affari sopra che ci sparavano. Per me era una goduria vedere sta roba che non le dico. Quando arrivarono i tedeschi, io e mio cugino eravamo andati alla tintoria a prendere da latte. Quando tornammo indietro in bicicletta incontrammo una signora, cioè, ieri vei tedeschi, tu ieri vei tedeschi, se ostiglio tel, tu sei di sacramento tel. Infatti erano arrivati i tedeschi che avevano occupato. Alla mattina i tedeschi d'inverno venivano nella piazza lì alla fontana a lavarsi a torso nudi in fila, che era un freddo della miseria, perché allora non so come mai l'inverno era più freddo di adesso, perché c'era subito il ghiaccio in terra. Dunque, una volta mi ruppi un braccio cadendo, e mio nonno che diceva, da buon contadino, ma con dei bagni d'acqua calda, basta. Però dopo due giorni il male non passò. Allora mi caricarono su un camion di sera, tardi, se non si poteva girare perché c'era Pippo che rompeva le scatole, e mi portarono a Bologna, un camion di patate, al traumatologico, che allora si chiamava ospedale Mussolini, e mi ingessarono. Credo di essere stato a Bologna un giorno da degli amici, non lo so, non mi ricordo, poi mi riportarono giù, e avevo sto braccio ingessato, e via, non so. Poi dopo siamo stati lì fino penso ai primi, dal gennaio febbraio del 45. Bologna era diventata una gigantesca fattoria, perché molti contadini, specialmente delle zone San Lazzaro, Rosano, robe del genere, venivano su perché il fronte passava di lì. Allora erano venuti a Bologna, c'erano un sacco di bestiame a Bologna, c'erano mucche, c'erano galline, era una fattoria, un sacco di roba. Quindi io devo dire, i miei non mi hanno mai fatto patire la fame, cioè io da mangiare l'ho sempre avuto, insomma. Non, io poi a Minervio con mio cugino stavamo benissimo. Riuscivamo a recuperare dei proiettili. Lui con i suoi amici, che erano più grandi di me, che avevano 3 anni più di me, riuscivano a svuotarli e tiravano fuori degli stecchi, delle specie di spaghetti gialli, si chiamava balestite, credo, insomma era un esplosivo. Loro facevano delle frecce di carta, di quelle che si buttavano con la cerrabotana, ci mettevano dentro questi affari qua, li accendevano, e allora i fiammiferi li avevano tutti in tasca, li spegnevano, queste cose che partivano a Cesta, Zirganda, era una meraviglia. Insomma, Sandro, è riuscito anche in un periodo così drammatico della nostra storia a trovare, come tutti i bambini riescono a trovare, quella forza di cercare di trovare gli eroi dentro ognuno di noi, no? Basta mettersi un mantello per diventare un eroe, e probabilmente anche voi avete vissuto questo periodo. La sua storia corrisponde, insomma, un aspetto almeno della sua storia corrisponde a moltissime descritte. La volontà dei genitori, ovviamente, di mettere al riparo i figli, quindi come lei è stato mandato dai nonni a Minervio per cercare un posto più sicuro, di qualcosa di più sicuro poteva esserci in quel periodo, anche molti altri protagonisti di questo libro hanno avuto
hanno avuto lo stesso destino, insomma. Sì. Uno poi in particolare che mi ha colpito moltissimo, che forse è quello che per questa giornata è molto rappresentativo come ricordo, è quello di Roberto, no? La storia di Roberto, se Giuseppe ce la vuole un attimo raccontare. Sì, allora, Roberto è un bambino di una ricca famiglia ebrea di Bologna. La sua storia, tra l'altro, è la storia, una delle storie più belle che ci è stata raccontata ed è la storia più lunga di questo libro, perché era talmente bella come è stata raccontata che l'abbiamo voluta mantenere nella sua integrità. E una notte del 43, il nonno di Roberto, che era una persona autoritaria, con un buon carisma, chiama, riunisce tutta la famiglia e dà l'ordine di bisogna partire tutti, perché gli è arrivata una soffiata e il giorno dopo sarebbero venuti ad arrestarli per deportarli. L'unico che si oppone è lo zio di Roberto, che è un medico, il quale preferisce rimanere con i suoi malati e dopo pochi mesi sarà poi arrestato, portato a Mauthausen dove morirà. Il nonno però di Roberto quella sera decide, prende anche un'altra decisione forte, cioè partiamo tutti ma dobbiamo lasciare qua a Bologna i bambini, perché portarli per andare a passare il fronte verso sud è troppo pericoloso. E quindi Roberto con suo fratello e sua sorella vengono presi e portati da una famiglia di amici, i quali prendono la responsabilità nel giro di mezz'ora di tenere questi bambini, proteggerli, nasconderli e tutelarli, insomma. Genitori, Roberto e i suoi genitori non si rivedranno più fino al 45. In questi due anni Roberto viene spostato, viene nascosto in varie case, viene spostato in diverse famiglie, viene nascosto anche dai padri Barnabiti. I padri Barnabiti di Bologna nascondono molti bambini ebrei in questo periodo e nascondono anche dei remittenti alla leva. E la famiglia riesce, col nonno, tutta la famiglia riesce a passare il fronte e si nascondono nelle Marche. Il padre di Roberto, che è un medico, si arruola nell'esercito inglese che sta pian piano risalendo l'Italia per cercare in questo modo di arrivare il prima possibile, tornare il prima possibile a Bologna. Io non so se sia stata una coincidenza o una cosa voluta, ma la notte del 20 aprile del 45 Roberto con suo fratello tornano nella casa dei primi che li avevano ospitati. E così la mattina del 21 aprile sentono bussare alla porta, Roberto che dorme nel corridoio su un materassino, si alza, va a aprire e vede questo ufficiale inglese e stenta a riconoscere il padre. L'episodio poi finisce con una scena da film, questo ufficiale inglese tenendo per mano i due bambini attraversa la città festante per la liberazione alla ricerca della sorellina che trovano in un'altra casa. Che gioca, insomma, e si ricongiunge la famiglia. Non è per fortuna una storia tragica, però è una storia molto ben raccontata e con varie cose. Ma secondo me la bellezza di questa storia sta proprio, come dicevamo prima, in come il ricordo di Roberto l'abbia negli anni rielaborata e abbia tratto dei contenuti, diciamo. Il padre di Roberto, dicevo, era un medico, era il più giovane primario in Italia, lavorava a radiologia al maggiore. Nel 38 arrivano le leggi speciali e viene licenziato e viene bandito il concorso per andare al suo posto. Da tutta Italia non arriva nessuno partecipa a questo concorso per prendere il posto. Roberto si ricorda di questa storia, ma non per l'ingiustizia fatta al padre, ma per la grande umanità dei suoi colleghi che non parteciparono al concorso. E lui ripete più volte nel suo racconto: furono anni, abbiamo dato il titolo anche, furono anni pieni di gente buona e coraggiosa. Ecco, a me piace il fatto che la memoria possa lasciare da una parte le cose cattive e tenere solo posto per i giusti, per le persone buone, per le azioni giuste. Certo. E questa secondo me è una storia molto bella che abbiamo trovato. Infatti è molto bella, non tutto ha un lieto fine, però sicuramente Roberto in molte di queste cose traspaiono quei due aspetti che adesso ha appena nominato Giuseppe, l'umanità e la solidarietà. Cioè, i bambini venivano accolti, le persone venivano protette senza chiedere nulla, semplicemente perché lo chiedevano, perché lo slancio e occorreva anche coraggio per proteggere, per nascondere, per tenere
Si era in famiglia. Però era così, si almeno era così traspare da tutto quello che sappiamo. È facile dire ci si voleva più bene, forse perché quando si stava meglio, quando si stava peggio, no? C'era l'altro vecchio raggio. Però era vero, cioè, ci si dava una mano, soprattutto io credo che gli italiani hanno sempre avuto questo grande merito, nei momenti più difficili si sono sempre aiutati a vicenda, e questo libro racconta questo. Ecco, credo che uno degli aspetti che io vado più fiero del mio mestiere di editore è proprio questo, cioè poter tenere per sempre racchiuse queste storie, perché alcune di queste storie purtroppo i protagonisti le abbiamo perduti nel mentre lo stavano lavorando, e quando è uscito il libro alcuni di questi testimoni non ci sono più, quindi forse è bello idealmente dedicare anche a loro una serata bella come questa. Fatto benissimo, ti ringraziamo tanto per la tua sensibilità, e poi insomma raccontare attraverso gli occhi di un bambino fantastico come il nostro Sandro che qua che gli ho detto scherzosamente lo vedo così bello che si vede che l'aria di Minervio ha fatto bene, sì. Che peraltro ha mantenuto la voce, la vivacità, sì, nello sguardo del bambino che ha raccontato, perché lo si vede insomma che non ha perso gli occhi gli occhi parlano. Io credo che il tempo che abbiamo a disposizione si stia già esaurendo, si finisce ovviamente con i ringraziamenti, non prima di aver preso l'ultima frase detta da Giuseppe Savini, che il bello, dobbiamo ricordare, è bello che la memoria riprenda le cose belle vissute, che magari allontani un po' le brutte, però il nostro compito è di non dimenticare mai neanche le brutte. Perché dobbiamo essere testimoni e dobbiamo, come ho detto prima, prendere il loro testimone. Quando non ci saranno più le persone che potranno raccontare che cosa è successo e cosa è stato, questa responsabilità l'abbiamo noi, l'abbiamo in carica come istituzioni, come cittadini, lo dobbiamo fare con responsabilità per cercare che non si ripetano mai più queste situazioni che sono le più disumane che l'umanità sia riuscita a creare. Grazie davvero a tutti per averci ascoltato fino qua. Ringrazio Giuseppe Savini che porterà i ringraziamenti e i saluti anche al fratello col quale ha collaborato per la stesura di questo libro. Ancora immensamente grazie a Roberto Mugavero che insomma, risponde sempre sì a tutte le volte che gli vengono fatte delle richieste per partecipare e per fare qualcosa per Minervio. Il libro si trova nelle edicole a Minervio, si trova in biblioteca e quindi nelle edicole lo trovate in tutte le edicole di Minervio. Ringrazio veramente infinitamente Sandro e lo invito qui a visitare ancora Minervio per vedere. Ma io sono venuto a Minervio, abbiamo festeggiato. Io voglio vedere il comune e portarla un po' in giro per il paese, va bene? Se queste leggi colorate ci permette di passare da comune a comune, lo farò volentieri. I miei nonni sono sepolti a Minervio, anche i miei zii. Sì, c'è, insomma, io e abbiamo festeggiato i 100 anni di una mia zia che adesso è morta, e lì al ristorante, non mi ricordo come si chiama, ma quello che è lì sotto il portico a metà del paese. Nanni. No, ogni tanto per richiamo, ho portato i miei nipoti a vedere dove sono stato durante la guerra. Siamo andati anche a filmare lì l'appartamento dove abitavo per fargli vedere dove eravamo, che è stata una persona molto gentile che ci ha fatto entrare, è stato molto carino. Benissimo, io la invito ufficialmente a venire a trovare. La ringrazio sempre molto volentieri. Grazie. Se ci fanno uscire dalla gabbia verrò volentieri. Va bene. Grazie a tutti e buonasera. Arrivederci. Saluti Giuseppe e signor Mugavero. La stanno vedendo, la salutano. Buon lavoro, buon proseguimento. Grazie. Arrivederci.